Washington una lunghezza di distanza da Miami in Southeast Division. Per dare la caccia ai leader, i Wizards provano con Arenas a superare Toronto, che senza Barniani e Garbajosa cerca nuovi equilibri. Gli ospiti restano in partita lungo tutti i 48 minuti. Dixon raccoglie il passaggio e si alza per il jumper, che riporta i canadesi almeno uno. A una manciata di secondi dal termine, Arenas mette due liberi che potrebbero dare la vittoria a Washington, ma l'ultimo possesso è di Toronto. Il passaggio viene intercettato da Ruffin e gli incubi dei tifosi del Verizon Center diventano realtà. La palla scagliata verso il soffitto del palazzetto finisce a Morris Peterson, che non ci pensa un attimo e trova l'incredibile tripla del pareggio che manda le squadre all'overtime. Incredibile la scena che tiene in partita i Raptors. In appena 55 secondi di apparizione, Peterson trova il canestro più importante di tutta la serata, alzandosi da lontano ad appena due decimi di secondo dalla sirena che era già pronta a consegnare ai Wizards la 27esima vittoria interna stagionale. Eddie Jordan sorride e non potrebbe fare altrimenti, ma alla fine della partita esultare saranno i Raptors, che nel supplementare trovano uno splendido Bosch. L'asso di Toronto entra nel pitturato portando gli ospiti a più tre, correggendo poi l'errore di Dixon per i punti che valgono la vittoria. Insieme a 37 punti e ai 14 rimbalzi, nel finale per l'asso dei Raptors c'è anche spazio per una stoppata. A farne le spese Gilbert Arenas, che forse avrebbe dovuto provare dalla distanza. Emozione e spettacolo per il pubblico di Washington, ma è Toronto ad imporsi 123-118. Per i padroni di casa non bastano i 34 di Arenas e le doppie di Jamison e Butler.